Questo è il webinar introduttivo a GUSE, è una conferenza, come dicevo, online con la quale potete interagire direttamente con noi. Io sono Andrea, vi saluto tutti quanti e parleremo appunto di che cos'è GUSE, di che cos'è questo applicativo e poi ci sarà un focus sul calcolo delle provvigioni sull'emettore e sull'emissione delle fatture provvigionali. Cos'è il webinar? Come si svolge? Ci sarà un'introduzione generale a quello che è l'applicativo e a seguire una risposta alle vostre domande. Apriamo direttamente il nostro applicativo, abbiamo una schermata di login, la schermata di login ci permette appunto di accedere, ci basta inserire il nostro account azienda che è quello che ci viene fornito in fase di attivazione, il nostro username, ovviamente io qua ne metto uno fittizio perché ci diamo un database demo e la nostra password. Una volta che effettuiamo l'accesso, in questa schermata GUSE va a fare quello che è il caricamento dei nostri dati, quindi da qui in avanti andremo a lavorare su di un database locale. Quindi i nostri dati sono sul nostro device e sono sempre con noi. GUSE ha tra i grossi vantaggi quello di poterci far lavorare offline. Terminata la schermata di caricamento, ci ritroviamo all'interno del programma. Come si presenta il programma? Ci ritroviamo sulla schermata di dashboard. Sulla destra abbiamo l'iconcina della home che in qualsiasi momento ci può riportare in questa schermata e avremo sulla sinistra il nostro calendario che ci mostra tutte le nostre attività, gli eventi appunto che dobbiamo svolgere, che ci siamo prefissati. Sulla destra una lista di widget che è personalizzabile, con quale appunto possiamo tenere d'occhio, è un primo recap che ci permettono di tenere sott'occhio tutte le cose più importanti. Come vedete da qua, da aggiungi widget, possiamo aggiungere quello che è un listato dei nostri recap, delle cose che vogliamo tenere d'occhio, ad esempio i promemoria, le cose da fare, i nostri eventi e via discorrendo. Sul fondo, in basso, abbiamo un menu a scorrimento. Il menu a scorrimento è paritetico a quello al quale possiamo accedere dal nostro menu laterale, che troviamo appunto cliccando sulle iconcine in alto a sinistra, le tre lineette. Come funziona la barra? In GUSE abbiamo principalmente due barre, tutto si può riassumere con due barre e alcune modalità di visualizzazione delle schermate. La prima barra in alto appunto si compone del menu laterale, cliccando sopra il menu laterale verranno esplose tutte quelle che sono le funzionalità che compongono il nostro applicativo. Andremo a descrivere in breve. L'iconcina della nuvoletta, l'iconcina della nuvoletta ci permette di capire in tempo reale lo stato della nostra connessione, quindi se siamo connessi o meno, se abbiamo delle notifiche che devono raggiungere il cloud e via discorrendo. E poi abbiamo l'iconcina Apri il carrello. Apri il carrello ci permette di aprire in qualsiasi momento, perché siamo appunto nella barra in alto dell'applicazione, quindi richiamabile in qualsiasi momento. Il carrello ci permette appunto di riaprire i documenti che stiamo creando, quindi le offerte, i preventivi, le fatture che stiamo generando. In alto a destra invece abbiamo l'iconcina della home che ci permette di ritornare su questa schermata. Notiamo inoltre un cerca nel sistema. Il cerca nel sistema ci permette di cercare una qualsiasi cosa all'interno dell'applicativo e ci restituisce tutti gli elementi che sono all'interno dell'applicativo e che portano con loro la stringa che abbiamo cercato. In questo caso io ho cercato Rossi, essendo un database di demo, Rossi è praticamente ovunque, infatti mi ritorna opportunità, offerte, ordini, abbiamo anche dei prodotti, dei clienti, via discorrendo. Quindi questa funzionalità è molto molto comoda qualora si avesse un'informazione parziale o qualora appunto si cercasse qualcosa all'interno dell'intero applicativo. Apriamo adesso il menu laterale, quindi per iniziare a fare una breve carrellata di quelle che sono le funzionalità del nostro applicativo. Partiamo con la prima porzione del menu laterale, quella dei contatti. I contatti ci permettono appunto di tenere traccia, appuntare e verificare quali siano i nostri contatti, i contatti appunto che abbiamo raccolto nel corso delle nostre attività lavorativa. Abbiamo i potenziali, i clienti, i fornitori e i mandanti. Arriviamo subito a questo punto. I potenziali clienti, fornitori e mandanti sono dei contatti, essi sono gestiti pariteticamente, quindi sono gestiti nella stessa maniera. Apro i clienti per comodità di esempio. Apro i clienti per comodità di esempio e infatti qua potete vedere appunto siamo sulla schermata
siamo sulla schermata dei clienti, siamo all'interno dei clienti, cosa cambia da un potenziale, da un cliente, da un fornitore, eccetera, eccetera, semplicemente un flag. È un flag che ci determina appunto se se un contatto è un cliente, se è un cliente fornitore, se è soltanto un fornitore e via discorrendo. Molto, molto semplice. I contatti sono gestiti in questa maniera. Come notiamo, abbiamo sempre in alto la nostra barra. La nostra barra è sempre la stessa, col menu, con l'iconcina della nuvoletta, con la possibilità di ritornare sulla home, di ritornare sulla dashboard. Sotto si è aggiunta un'altra barra, la barra delle funzionalità. In alto a sinistra abbiamo un cerca. Cerca generico. Io vado a cercare qualcosa qua dentro e automaticamente mi va a proporre tutti gli elementi che contengono appunto l'elemento che ho deciso di cercare. In questo caso ho cercato bar e alcuni di questi contatti hanno bar nel nome, nell'indirizzo mail e via discorrendo. Abbiamo poi una ricerca avanzata che ci permette di visionare, che ci permette appunto di visionare quelli che sono gli elementi che compongono le nostre ricerche, quindi possiamo fare delle combinazioni di ricerche e creare il nostro filtro. Abbiamo poi sulla destra, qua tolgo un attimo il filtro che ho applicato, abbiamo sulla destra la possibilità di creare dei filtri, di utilizzare i filtri. Che cosa sono questi filtri? Questi filtri sono legati al come noi abbiamo classificato i nostri contatti. Arriveremo fra pochissimo anche a questo. Sono molto comodi perché anche se noi abbiamo magari 10.000 contatti, ci basta effettuare un paio di clic per trovare esattamente il contatto di cui noi abbiamo bisogno. Per esempio, questo è un database fittizio di rivendita vini. Per esempio, se io andassi a mettere categoria commerciale, vado a mettere, non lo so, bar, per esempio, mi va a filtrare, mi trova solamente i bar, da 10.000 contatti ne rimangono magari solo più 6, vado a vedere magari la classificazione, voglio vedere se c'è qualche bar insolvente, io con due clic ho filtrato magari 10.000-20.000 contatti, ho trovato subito che Bianchi Massimiliano è insolvente, perché io ho deciso di classificarlo così. Avrei potuto fare una qualsiasi altro tipo di ricerca per trovare appunto i contatti che desideravo vedere. Azzerano i filtri, azzero completamente i filtri. Altra opzione di filtro nella barra appunto delle funzionalità è quella del cuoricino, dei preferiti. Come funziona? Semplicemente è un filtro istantaneo, clicco sul cuoricino e automaticamente vedo solamente i contatti che ho tra i preferiti. Molto molto comodo per tutti quei contatti che vado a sentire spesso, devo sentire in giornata, devo sentirli spesso in questa settimana, quindi clicco sul cuoricino e li visualizzo. Per aggiungere un contatto ai preferiti, molto semplice, sulla scheda del contatto ho un cuoricino, se lo attivo, il contatto finisce in quella lista. Se attivo e disattivo il cuoricino, vado a creare una modifica. Quindi questo è il classico esempio che utilizzo durante le demo, durante i webinar, per mostrare qual è il funzionamento. Se io clicco, qual è il funzionamento della sincronizzazione? Cliccando creo una modifica e se notate in alto a sinistra c'è l'iconcina della nuvoletta che si attiva, perché io ho apportato una modifica. Quella modifica ha raggiunto il cloud nel momento in cui la nuvoletta si disattiva. Qualora fossi stato offline, le modifiche sarebbero rimaste all'interno del mio database locale, del mio applicativo, e Goose, non appena fosse riuscita a riottenere la connettività, si sarebbe poi riconnessa, avrebbe poi scaricato, diciamo, tutto nel cloud, tutto nel backup. Questo non, giusto per dare alcuni appunti su come funziona il nostro processo di sincronizzazione. Procedendo verso sinistra, abbiamo Visualizza come griglia. Abbiamo le opzioni di visualizzazione. Quella che vedevamo prima era la modalità, ci ritorno un attimo, quella che vedevamo prima era la modalità in lista. Da qua appunto possiamo visionare alcuni dati importanti, tipo ad esempio sulla destra vediamo delle iconcine di recap che ci dicono quanti eventi, quante persone, se ci sono delle note aggiuntive che noi abbiamo lasciato, se ci sono delle note interne che abbiamo lasciato sul contatto. Sulla sinistra abbiamo un colore, che è una delle classificazioni, la classificazione azienda, e poi abbiamo queste lettere che ci indicano quanto noi stiamo frequentando questi contatti. Poi abbiamo delle annotazioni di tipo anagrafico. Passando in griglia, invece, abbiamo la classica visualizzazione Excel, quindi abbiamo le varie colonne che possiamo riordinare, possiamo ordinare in qualsiasi momento. Abbiamo la possibilità sulla destra di eliminarne una, la possibilità sulla sinistra di fare una selezione multipla, quindi di qua effettivamente possiamo andare a selezionare gli elementi di nostro interesse e magari, qua
dal basso viene su vengono su questi selettori, e da qua possiamo eliminarli, cambiarne alcune classificazioni. Quindi questo ci permette di correggere eventuali informazioni che abbiamo all'interno dell'applicativo, vuoi perché sono state inserite rapidamente, quindi magari non abbiamo classificato 3 o 4 contatti, o perché magari abbiamo fatto un'importazione dati. Importazione dati che è possibile fare all'interno di Guse, grazie, vabbè, a noi dell'assistenza, che appunto siamo qua sempre per darvi una mano, ma anche utilizzando dei modelli di importazione dati che noi forniamo e sono disponibili sul nostro pannello amministrativo. Abbiamo poi la possibilità di fare un export. L'export come funziona? Quando io clicco su esporta, viene scritto fuori appunto che la richiesta di export è stata elaborata e vado a esportare esattamente quello che vi visualizzo in questa griglia. Cosa vuol dire? Che se io voglio esportare per esempio i miei preferiti o i vari insolventi e poi clicco su export, lui mi esporterà solamente i dati che visualizzo in questo preciso momento. Quindi è molto comodo qualora io dovessi condividere dei dati o delle informazioni con qualcun altro. Vado a disattivare i filtri, poi ovviamente abbiamo l'iconcina del più. L'iconcina del più mi permette di creare un nuovo elemento. Queste due barre che ho descritto fino adesso, una volta che si capiscono cosa fanno questi bottoni, si capisce come utilizzare Google. Quindi procedo con creare un nuovo contatto. Quindi vado a creare un nuovo contatto, vediamo che creando un nuovo contatto, anzi preferisco per comodità di esempio fare questo. Scusatemi un secondo, apro un contatto dove so che ci sono degli elementi all'interno, vado a modificarlo di modo che voi abbiate una visione di modifica o comunque di creazione già precompilata. È molto più semplice da comprendere. Abbiamo una scheda principale con tutti i dati anagrafici, quindi dalla persona fisica, indirizzo, via discorrendo, classificazione con le classificazioni, l'agente di riferimento, eccetera, eccetera, i pagamenti, tutte le opzioni di pagamento, spedizioni, note appunto da lasciare sul contatto e poi volendo i campi aggiuntivi. Campi aggiuntivi in realtà li ho lasciati qua in questo database di demo per ricordarmi appunto che Goose e per ricordarvi che Goose comunque è personalizzabile, ovvero che tutti i campi che voi visualizzate adesso, che visualizzerete quando l'attiverete o nel normale utilizzo, possono essere personalizzati. Goose può essere personalizzato in remoto, potete scriverci a support@goosehub.com, la mail sarà disponibile comunque alla fine del webinar, per richiedere delle personalizzazioni che appunto possono rendere Goose quello che stavate cercando. Abbiamo poi le schermate di anteprima, come vedete io ho salvato, in questo caso sono tornato indietro, ma ho salvato il mio contatto e vediamo le stesse schede pulite, vediamo solamente i dati principali, con al fondo dei bottoni. Questi bottoni sono bottoni di recap che ci collegano ad altri elementi che compongono Goose, per esempio. Posso cliccare su persone, se clicco su persone vedrò le persone che sono associate a questa azienda, Beverage Distribution. Se clicco magari su prossimi eventi, vedrò la lista degli eventi che sono su Beverage Distribution, che comunque interessano questo cliente, e questo vale per tutte le schede di preview. Tutto quello che ho detto fino adesso vale per l'intero applicativo. Andando appunto a scorrere le varie anteprime, vedremo che avremo i bottoni relativi appunto al tab, alla scheda su cui siamo. Molto importante, unica differenza, sui contatti abbiamo anche la modalità visita da cliente. A cosa serve? Ha due funzionalità principali, è una funzionalità molto interessante e molto potente. Se l'attiviamo, l'intero sistema viene filtrato per il cliente, per il contatto su cui siamo. Quindi molto comodo se devo andare magari a lavorare solo su quel cliente, quindi effettivamente voglio vedere solo le cose di Beverage Distribution, quindi se accedo magari alla schermata dei prodotti vedrò solo i prezzi di Beverage Distribution, se apro per esempio gli ordini vedrò che tutti gli ordini, così diventa palese, tutti gli ordini sono legati a Beverage Distribution in una maniera o nell'altra. Altrimenti è altrettanto comodo se appunto sono dal cliente. Beh, la modalità visita da cliente mi permette di mostrare a lui solamente i suoi prezzi, solamente i suoi sconti. Quindi non espongo dati di terzi, non espongo dati sensibili e al tempo stesso non mostro sconti e rincari che magari faccio a qualcun altro. Quindi adesso disattivo, tornano i prezzi normali, tutto da capo. Torno un attimo sulla schermata dei clienti, appunto per dirvi che questa è la schermata generale dei contatti.
Aprendo i potenziali noterete che è identica, sono sempre contatti gestiti nella stessa maniera, anche fornitori mandanti. I fornitori sono semplicemente, i potenziali sono i nostri potenziali contatti, i clienti sono i clienti effettivi, i fornitori sono coloro che producono o forniscono il servizio e i mandanti sono le aziende che andiamo a rappresentare perché GUSE è anche per agenti mandatari, plurimandatari, non solamente per aziende o per privati. Abbiamo poi i contatti delle persone, da qua procederò in maniera molto più celere perché comunque le funzionalità le ho appena descritte e sono sempre quello, quindi questo è un grosso vantaggio di GUSE perché permette di abbassare notevolmente quella che è la curva di apprendimento di un applicativo. Abbiamo le persone, la lista delle persone, possono essere partite IVA, possono essere associate a delle aziende, abbiamo il geotagging ci mostra esattamente dove siamo, quindi posso cliccare sulla bussola per vedere esattamente il mio punto. È un modulo pensato sia per chi è in mobilità, quindi effettivamente sono in viaggio, voglio vedere dove sono in questo preciso momento, clicco sulla bussola, mi geolocalizza, posso utilizzare il filtro per vedere nel raggio di X chilometri, appunto, quali sono i contatti nei miei dintorni, posso anche scegliere tra i vari contatti, tra le varie tipologie di contatto. Quindi posso poi gestirmi dalla mappa, la mappa è quella di Google Maps, posso visualizzare appunto i vari clienti che sono geolocalizzati. Se io vado a mettere invece in alto a sinistra un indirizzo, mettiamo, non lo so, via Po 1 Torino, per esempio, mi geolocalizza a Torino, ovviamente il raggio era di 100 km, quindi preferisco zoomare un attimo. E qui potrò vedere i vari colori dei vari contatti. Questi colori sono sempre quelli legati alle classificazioni aziende che vanno proprio a determinare il colore. In questo caso vedo che questo contatto, per esempio, è nero, ristorante Sant'Andrea. Io l'ho classificato in quella maniera, io so che quel contatto, appunto, è un cliente perso, quindi potrei magari contattarlo, posso cliccare sul contatto, mi si apre la scheda e qui ho tutti i suoi dati, posso capire qual è il suo storico, posso ricontattarlo e via discorrendo. Questo è il modulo del geotagging in pillole. Qui in fondo classificazioni o le classificazioni dei contatti, quindi dalle classificazioni dei contatti posso effettivamente andare a classificarli, quindi dare dei dati anagrafici, perché chiaramente se specifico che quel contatto è di quella categoria commerciale, quel gruppo, quell'azienda fa parte di quel gruppo o è di quella zona, vado comunque ad aggiungere informazioni a quella che è la mia base dati. Al tempo stesso sono poi su queste classificazioni, ve ne apro una a fin di esempio, sono poi queste classificazioni quelle che permettono appunto di lavorare sui filtri. Questa è la classificazione dei clienti, questa è quella che dà appunto i contatti. Sono tabelle molto semplici, hanno il nome. Hanno un codice e un nome, quindi con questo io posso andare effettivamente a classificare i miei contatti. Torno a fare un esempio, sono esattamente queste. Quando filtro vado a vedere i clienti della Lombardia e perché nella classificazione dei contatti ci sono le zone, ci sarà scritto Lombardia e questi contatti sono associati a questa zona, quindi funzionamento molto, se molto, molto semplice. Primo blocco dei contatti l'abbiamo visionato, ovviamente questo è un webinar molto introduttivo e molto spiccio perché vogliamo focalizzarci su quelle che sono le funzionalità appunto del discorso legato alle provvigioni, ma faccio comunque un'anteprima perché molti di voi ci vedono magari per la prima volta. Abbiamo poi il blocco delle attività, il blocco delle attività si apre con il calendario, sul calendario posso procedere abbastanza in maniera celere. È un calendario. Tutti noi sappiamo come funziona il calendario, vi mostro alcune peculiarità. Abbiamo sempre le due barre in alto, quindi sempre i filtri, le modalità di visualizzazione. Abbiamo una visualizzazione a planning che ci permette di vedere cosa fanno i nostri collaboratori. Questo è molto comodo se abbiamo degli agenti, dei subagenti, oppure se siamo un'azienda appunto che vuole visionare cosa fanno i nostri collaboratori. Il calendario, se clicco su una giornata, vedrò l'elenco della giornata, se clicco su un evento, vedrò esattamente come si compone l'evento. L'evento presenta ovviamente il nostro cliente di riferimento, se è assegnato a qualcuno, se l'evento dura tutto il giorno o meno, e posso anche qua attivare la modalità visita da cliente per andare a filtrare tutto. Il calendario, se un evento ci porta fuori sede, allora verrà inserito anche nel giro visite. Che cos'è il giro visite? Il giro visite lo troviamo sempre qua all'interno del blocco delle attività. Il giro visite è un, diciamo, un grosso raccoglitore di tutte le nostre giornate pianificate.
tutte le giornate pianificate nel futuro, cioè tutti i giorni in cui abbiamo degli eventi che ci portano fuori sede, vengono raccolti nel giro visite. Queste qua che vediamo qua sono tutte giornate pianificate. Ne clicco una, ovviamente questo è un database di demo, però questa è verosimile. Cliccando sulla giornata pianificata, vediamo che in tal data dobbiamo partire dal ristorante Sant'Andrea, che è il nostro cliente perso, fare 1 ora e 25 e giungere a Milano. Perché? Perché il giro visite ci calcola i tempi di permanenza e percorrenza sulla base di Google Maps, appunto tra i nostri contatti geolocalizzati, e ci indica anche più o meno quando partire, come gestire al meglio i nostri tempi. Ecco, adesso abbiamo solamente due eventi, ne avessimo 5-6 visite, appunto riusciamo a vedere qual è il percorso migliore e se riusciamo a completare tutte le nostre tappe. Chiaramente se clicco su un contatto, anche qua ho di nuovo la scheda di dettaglio, quindi posso eventualmente modificarlo o contattare appunto il cliente. La particolarità è che appunto io posso anche andare a inserire un indirizzo di partenza o un indirizzo di arrivo, in tal caso il giro visite mi va a mostrare anche il punto di partenza, quindi non partirò direttamente dal cliente, ma magari parte da casa, parte dal mio ufficio e via discorrendo. Questo lo posso salvare letteralmente come elemento da visualizzare, da utilizzare sempre. Quindi se parto sempre da casa, parto sempre dall'azienda, parto sempre da un punto specifico, posso andarlo a selezionare e il giro visite mi proporrà di partire da lì. Poi abbiamo, tra le attività, abbiamo anche l'omonimo modulo attività. Le attività sono to-do list, sono il nostro post-it digitale, quindi avremo sempre con noi, magari sul nostro tablet o sul nostro smartphone, la possibilità di consultarle. Sono gli appunti, i classici appunti cartacei che vengono sempre persi. Sono personali, quindi sono a uso personale, possono anche riguardare cose al di fuori del lavoro, però è molto comodo perché all'interno di Google sono anche ben gestite. Le opportunità possono essere le opportunità di guadagno, le trattative, tutte le cose che magari non hanno ancora della documentazione, ma per le quali stiamo trattando, quindi che durano nel tempo. Come vedete, qui abbiamo dei pollici versi, dei pollici verso il basso, dei pollici in su, e questi indicano appunto lo stato dell'attività, cioè se l'attività è ancora in corso, se è stata vinta o se è stata persa. Le opportunità hanno anche una barra di avanzamento, si vede molto meglio magari in griglia. La barra di avanzamento è data da una percentuale di progresso. La percentuale di progresso è basata su una fase. Io adesso vado magari a modificare una di queste opportunità per farvi appunto vedere. Questa è un'opportunità, appunto, ha una data, un descrittivo, un importo, perché appunto può essere una trattativa, un'opportunità di guadagno, e poi ha una fase. Queste che vedete qua sono fasi inventate, nel senso effettivamente sono il classico percorso di magari di un prodotto, di un ordine. Quando io vado a cambiare la mia fase, per esempio l'ho portato in elaborazione, mi ha aggiornato la data di oggi, e poi mi aggiorna la percentuale di progresso. Quindi questo ci permette letteralmente di seguire una trattativa. La trattativa può essere parallela agli ordini, quindi al normale rilascio di documentazione, o totalmente svincolata, quindi posso effettivamente utilizzare l'opportunità per gestire altre cose, altre trattative. Gli obiettivi sembrano molto simili alle opportunità. Gli obiettivi sono degli obiettivi che noi ci prefissiamo magari sul nostro fatturato, sul numero di documenti. Vogliamo vendere tot al cliente X, dobbiamo vendere entro il mese, non lo so, 10.000 euro di quel fornitore a tutti i nostri clienti. Gli obiettivi ci permettono appunto di tenere sott'occhio questo. Tutti questi elementi che vi sto elencando sono sempre disponibili qua nella nostra dashboard all'interno dei nostri widget. Quindi in qualsiasi momento io clicco sulla casetta e mi ritrovo all'interno della dashboard con il mio recap delle cose da tenere sott'occhio. Passo adesso rapidamente al modulo dei prodotti. Dopo avrò modo di rispondere a tutte le vostre domande. Questa è semplicemente una carrellata di quello che c'è all'interno di Goose. Poi dipende chiaramente anche dal piano di abbonamento. Tutte queste cose qua le possiamo vedere fra pochissimo. Prodotti e servizi. I prodotti e servizi ci permettono appunto di gestire i prodotti e i servizi. Come si presentano? Abbiamo la classica visualizzazione. Prodotti e servizi hanno la particolarità di avere anche un catalogo che noi possiamo visualizzare direttamente qui, quindi direttamente nel modulo, e hanno la particolarità ovviamente di avere la loro classificazione, che funziona in maniera paritetica a quella dei contatti, quindi avrò la tipologia, la famiglia, la macrofamiglia, il gruppo merceologico, la marca,
posso andare a specificare se questo prodotto è di un fornitore e di un determinato mandante, ad esempio, non so, vado a filtrare per gruppo merceologico vini da pasto, lui automaticamente mi filtra tutti i miei prodotti e mi mostra i vini da pasto. Chiaramente queste classificazioni sono personalizzabili, potete cancellarle, cambiarle, rinominarle in qualsiasi momento. Una particolarità che sicuramente avrete notato del modulo dei prodotti è appunto, sono appunto questi più e meno. Questi più e meno che cosa fanno? Qua arriviamo un po' più nel nocciolo della situazione. I più e meno permettono di aggiungere l'elemento al carrello. Quindi io vado a selezionare, per esempio, questi elementi, questi tre vini, queste tre bottiglie di vino, e mi si apre il carrello. Aprendo il carrello, io sto formulando un'offerta, in questo caso sto formulando un preventivo perché parto direttamente dai prodotti, li aggiungo e li aggiungo a un documento. Infatti, come vedremo fra pochissimo, questa schermata prodotti, questo carrello, fa parte, è il corpo, sarà poi quello che è il corpo del nostro documento. Infatti, queste qua sono le schermate che compongono il documento. Lascio un attimo in sospeso per finire di descrivere quello che è il modulo dei prodotti. Vado un attimo sul catalogo. Il catalogo, una volta che io ho classificato correttamente i miei prodotti, quindi con famiglie, macrofamiglie e via discorrendo, si genera automaticamente all'interno di GUS un catalogo. Il catalogo è molto bello e molto comodo perché ci permette di navigare all'interno della nostra proposta. Quindi in questo caso ho cliccato su Vini Italia, vado a navigare nelle varie famiglie, Italia, Piemonte, qui sono all'interno delle varie famiglie, quindi posso vedere appunto, non lo so, il vino il Barbaresco, il Barbera d'Asti, eccetera, eccetera, queste sono famiglie di prodotti, clicco sul Barbaresco e qui effettivamente ho quattro bottiglie di Barbaresco che fanno parte appunto dei prodotti di cui tratto. Qua anche molto comodo, sono dal cliente, vuole ordinare del Barbaresco, clicco su questi più, aggiungo le quantità che voglio, vado a specificarle, vede anche il prezzo, vede anche tutto e vengono aggiunti al carrello. Come vedete io posso cliccare in qualsiasi momento nel carrello e lui si apre, quindi io posso, è come se avessi diciamo una bozza del mio documento che sto creando e posso sempre richiamarlo in qualsiasi momento. Ed è molto comodo perché magari se il cliente ha un ripensamento posso proporgli qualcos'altro, posso fargli vedere il catalogo, posso dirgli ah guarda c'è una promozione su questo specifico prodotto, ah guarda l'ultima volta vado magari sul cliente, vado sugli ultimi prodotti che mi ha ordinato, per esempio vado su Beverage, sul nostro Beverage, vado a vedere sulla vendita, vado a vedere magari prodotti offerti, guarda l'ultima volta ti ho offerto questa cosa qua e non l'hai comprata. E fa, e beh, effettivamente allora ne prendo due, per esempio, e lui si aggiunge al carrello. Infatti, se vado a cliccare sul carrello, vedrò che ci sono i prodotti dentro. È tutto molto, molto semplice. Lascio il carrello ancora lì perché fa parte appunto del modulo dei documenti, fa parte appunto delle offerte, degli ordini, dei documenti fiscali. Così chiudo il discorso, chiudo questo blocchetto del modulo dei prodotti. Abbiamo anche la documentazione. La documentazione all'interno di GUS ci dà la possibilità di caricare una qualsiasi cosa, un qualsiasi allegato all'interno di GUS, in maniera libera, in maniera generica. In realtà all'interno di GUS si può sempre caricare un allegato, c'è cioè un tab apposta che magari avrete anche notato, si chiama Note Allegati e qualsiasi elemento all'interno di GUS ne ha uno. Quindi per esempio se vado ad aprire prodotti e servizi, apro un prodotto a caso, qua in fondo c'è note allegati. Note allegati, avete le note aggiuntive, gli allegati, potete creare uno storico con le note aggiuntive di tutte le varie cose, quindi non solo sui prodotti, ma anche sui clienti, sugli eventi, sulle vostre mandanti. Vi mostrerò anche poi la relazione fra aziende e mandanti. Con le note aggiuntive vengono raccolte tutte le cose che state facendo appunto su quell'elemento. Sugli allegati, stessa cosa, potete allegare in realtà qualsiasi tipo di elemento. Ed è molto molto comodo perché avrete poi sempre questi dati con voi, avrete sempre la possibilità di filtrarli e trovarli al primo colpo. Prodotti, ovviamente, come vi dicevo prima, classificazioni, alle classificazioni dei prodotti, anche qui molto molto semplici. Sono all'interno delle marche, vediamo che c'è un codice e un descrittivo, niente di più, niente di meno. Compilando questi valori, creo una marca, posso poi andare a classificare massivamente o in fase di importazione o modificandolo uno a uno i miei prodotti e assegnargli appunto la marca che ho appena creato. Subito sotto il blocco dei documenti. Qui
poi fra poco arriveremo anche alle domande, stiamo terminando il menu laterale. Subito sotto il modulo dei documenti, anche qui molto similmente alla gestione dei contatti con i potenziali clienti, fornitori e mandanti, anche i documenti, offerte, ordini, documenti di trasporto, fatture provvigionali, note di credito, resi, eccetera, eccetera, sono gestiti come documenti. Quindi, come prima, quei diversi tipi di contatti erano gestiti come contatti in maniera generica, tutti questi tipi di documenti sono gestiti come documenti, quindi sono tutti simili nelle modalità d'uso, nella creazione, nell'inserimento dei prodotti, e via discorrendo. Adesso posso finalmente aprire il carrello e descrivere che cosa stava succedendo qua dentro. Infatti sono nel modulo adesso degli ordini, ho riaperto il carrello, posso andare a descrivere effettivamente quello che succede, così giusto per continuità del filo logico. Se vado a cliccare su aggiungi all'interno del carrello, mi si aprono i miei prodotti, quindi effettivamente io da qua posso andare a scegliere, a cercare, per esempio vado a cercare Barbera. Barbera, scusate, vado a cercare Barbera ed effettivamente mi saltano fuori dei vini. Magari il mio cliente mi ha chiesto questo, li aggiungo. Oppure posso cliccare su acquisti precedenti. Acquisti precedenti, ovviamente mi chiede: è necessario prima selezionare un cliente? Io non l'ho fatto perché arrivavo dal carrello, me ne sono dimenticato. Vado a selezionare il mio beverage distribution. Vedete che cambia anche l'interfaccia. Sono all'interno del listino rivenditori, quindi già mi dice che il mio carrello è stato aggiornato, è stato applicato il listino rivenditori perché Beverage è un rivenditore e quindi ha le sue scontistiche. Cliccando su acquisti precedenti, che è questo bottoncino qua, mi apre tutti i prodotti che il cliente ha già acquistato in precedenza, quindi con il relativo prezzo, con il relativo prezzo, quindi vedrò l'ultimo prezzo, quanto l'ha ordinato, quando era, eccetera, eccetera. Quindi se abbiamo dei clienti per i quali trattiamo il nostro prezzo, per i quali non abbiamo un listino, diciamo, ferreo da seguire, andando qua possiamo semplicemente, aggiungendo il prodotto, scusate, all'ultimo prezzo a cui l'abbiamo fatto. Quindi non avremo il cliente che ci dirà: ma scusa, ma l'ultima volta mi hai fatto 80 euro, adesso perché me lo fai a 100? Qui è già gestita come cosa. Perché appunto possiamo aggiungere i prodotti già proposti allo stesso prezzo, ovviamente se lo vogliamo. Abbiamo poi la possibilità di leggere un barcode, se abbiamo uno smartphone, se abbiamo un tablet, qualsiasi device che abbia una fotocamera può essere utilizzato per leggere il barcode. Se abbiamo una pistola Bluetooth, diciamo un rilevatore Bluetooth, può essere utilizzato anche per inserire rapidamente i prodotti all'interno del carrello. Cancella, in questo caso non lo clicco, ma va a svuotare semplicemente questa griglia, quindi cancella, svuota il nostro carrello. Come si compone il carrello? Ho i vari prodotti, ho i vari elementi. Se ci clicco sopra, visualizzo il dettaglio, quindi visualizzo ad esempio la quantità 3, il prezzo, lo sconto, la percentuale di provvigione e discorrendo, ho gli sconti, posso applicare un ulteriore sconto, per esempio facciamo magari uno sconto qua del 30, automaticamente me lo aggiorna all'interno del carrello. Poi un'altra cosa molto interessante è notare che sugli sconti abbiamo modificato manualmente, perché effettivamente è stato modificato manualmente. Se non ci sarebbe stato scritto arriva dal listino X della promozione Y, questo sconto è presente sul cliente, quindi sappiamo anche perché c'è quello sconto all'interno del nostro prodotto. Ad esempio questo Roerlanese del 2011 ha uno sconto del 25% perché è del listino rivenditori. Prima ci siamo notati, ce ne rendiamo conto qua in alto a sinistra, che Beverage fa parte del listino del rivenditore, il nostro contatto fa parte appunto di questo listino, gli è stato assegnato. Sul fondo abbiamo poi degli sconti di testata, qua sono di esempio, abbiamo uno sconto del 10, del 5, del 2 che si applicano poi su tutta la testata. Possiamo applicare poi uno sconto diretto oppure percentuale sul totale, quindi possiamo dire fare uno sconto ulteriore, come in questo caso, uno sconto sul netto o sull'imponibile, questo è possibile, scusate, sull'imponibile o sul livato, questa è una possibilità. È un'opzione di configurazione presente all'interno del nostro pannello amministrativo. Poi abbiamo la provvigione. Ogni prodotto può avere una sua percentuale di provvigione. Questa viene calcolata. Come viene calcolata la provvigione? La provvigione viene calcolata in base alla provvigione che c'è sul prodotto, in base alla provvigione che abbiamo sulla nostra mandante, sul cliente, se c'è una promozione attiva. Tutte queste cose si sommano e vanno a darci il nostro valore di provvigione. Poi fra poco vedremo che
vedremo dove poter vedere la provvigione, dove poterne tenere traccia, come fare le nostre fatture provvigionali, eccetera, eccetera. Ora concludo semplicemente quello che è la gestione del documento. Qui siamo all'interno del corpo del documento, abbiamo una scheda principale che abbiamo già intravisto prima, dove appunto ho aggiunto il cliente. Posso, aggiungendo il cliente, in realtà si autocompila con tutti i dati che abbiamo sul cliente, in questo caso si è portato dietro l'IVA, scusate, si porta dietro l'euro, gli stimoli rivenditori, la modalità di pagamento, eccetera, eccetera. Posso andare a specificare all'agente chi è che sta facendo questa operazione. Nel caso in cui io fossi Giuseppe Verdi, sarebbe ovviamente autocompilato, posso specificare se per un fornitore o per una mandante, mettiamo ad esempio una mandante, posso specificare se c'è una sede alternativa, se c'è una sede di spedizione alternativa a quella normale di questo ordine. Tra l'altro sulla scheda principale posso specificare il tipo di documenti, posso sempre creare un'offerta, un ordine, una fattura in qualsiasi momento, o poi la scheda della fatturazione. Qui vengono in realtà importati automaticamente tutti i dati del contatto, tutti i dati di fatturazione del contatto e poi ho le note. Se io vado a salvare, lui come vedete sta processando il mio ordine, lo sta per caricare nel cloud, qui in alto a sinistra vediamo la nuvoletta che adesso ha raggiunto il cloud, in questo momento raggiungendo il cloud è backuppata, ha raggiunto tutte le mie sessioni attive, tutti i miei device, ha raggiunto tutti i device dei miei colleghi. Quindi tutti i miei colleghi sono stati notificati in tempo reale, praticamente in tempo reale, del fatto che io ho creato questo ordine e ho fatto alcune modifiche. Questa è la schermata di preview del documento. Nulla da dire oltre alle altre schermate di anteprima, tranne che per il fatto che appunto troviamo unicamente sui documenti, troviamo appunto questi bottoni. Questi bottoni permettono di gestire lo stato. Sulla sinistra vedrete che alcuni di questi ordini sono ordinati, provvisori, confermati, fatturati e questi step, questi bottoni servono per la gestione delle policy, chi può modificare, modifica, chi può riaprire, riapre, ci servono per confermare il nostro documento, per fatturarlo, per annullarlo, magari il nostro cliente non è più interessato al nostro preventivo, lo annulliamo. È possibile inviare il documento, possiamo inviare direttamente il documento via mail al nostro cliente, al referente del cliente, al fornitore, al mandante oppure ai destinatari alternativi, che è una voce all'interno proprio del documento. Quindi direttamente io da Goose clicco, invio direttamente il documento. Molto molto comodo. Il documento viene inviato via mail, eventualmente il contatto può poi rispondere direttamente sulla mail al documento che gli ho inviato. Dopodiché al documento fa un copia e incolla del documento che ho appena creato, quindi è molto comodo qualora io avessi un preventivo che propongo sempre, un ordine che cerco di far sempre, duplica il documento, lo duplico, vado a cambiare il cliente e io ho fatto un intero documento, magari con sconti, listini, eccetera, eccetera, con due clic, quindi molto molto semplice. Abbiamo poi un'anteprima, dovreste riuscire a vederla, perché sono su un'altra finestra, abbiamo poi un'anteprima che il gestionale, rispondo un attimo a Alessandro Belvedere, il gestionale è solo in italiano? No, è multilingua, è in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese, quindi non è solo in italiano. Gli ordini, appunto, io ho cliccato su PDF ed effettivamente mi stampa un PDF, il PDF che adesso voi vedete qua, provo a ingrandirlo un attimo, zoomiamo un attimo, perfetto. Questo PDF in realtà è un'anteprima, è una bozza, perché ovviamente è database di demo, quindi questa testata poi in alto la potete personalizzare con i vostri dati come preferite. Potete poi personalizzare questa anteprima come volete. I dati che sono riportati sulla testata sono quelli che sono appunto stati presi dal nostro documento. Abbiamo il corpo del documento, che era il nostro carrello, quello che prima vedevamo come carrello, e sul fondo abbiamo un footer, quindi un footer che fa un recap di tutte le nostre IVE, di tutti i nostri totali e via discorrendo. Arriviamo nei documenti fiscali. Il GUS può gestire anche le fatture provvigionali, le fatture elettroniche. Le fatture sono esattamente come gli ordini che abbiamo appena visto. Su di questo sorvolo leggermente, alla fine è lo stesso tipo di gestione del documento, esattamente, con l'unica particolarità che appunto la fattura avrà un bottone in più che genera un XML fattura digitale, quindi potremo cliccando qua sopra ricevere l'XML della nostra fattura e se integrato con fattura in cloud avremo un altro bottone che è invia fattura in cloud, perché dal 1 gennaio Goose è integrato ed è attivo con fattura in cloud, quindi potremo inviare direttamente la nostra fattura direttamente su fattura in cloud e poi da lì gestire post vendita e la stessa fatturazione elettronica.
Arriviamo quindi alle fatture provvigionali. Le fatture provvigionali possono essere create ex novo, quindi io posso andare a creare una nuova fattura esattamente come se io gestissi un documento, come abbiamo appena visto. Avrò una particolarità che nel momento in cui vado ad aggiungere un prodotto, lui mi dà direttamente la provvigione. Quindi io posso andare a specificare la mia provvigione, per esempio 290 euro, posso andare a mettere una descrizione provvigione mandante, questo lo sto digitando manualmente perché provvigione mandante, faccio così, lui automaticamente mi crea un documento con il mio totale righe di 290 euro che è la mia provvigione, posso andare a specificare la mandante, mettiamo San Martino SRL, la mia data, via discorrendo, quindi sto facendo effettivamente la mia fattura provvigionale con pochissimi clic. Notiamo che qua sul fondo c'è la ritenuta d'acconto, c'è la ritenuta in Asarco, così tiene traccia di tutte queste cose. Vado a salvare, lui mi genera la fattura provvigionale. Quindi esattamente come se fosse un qualsiasi altro documento. Se no, posso andare a generare le fatture provvigionali direttamente dai report, quindi direttamente, magari trimestralmente, quadrimestralmente, posso andare a generare le fatture provvigionali su uno specifico mandante per un determinato periodo. Quindi questa è una cosa che andremo a vedere praticamente adesso. Ho poi anche la sezione dei pagamenti. La sezione dei pagamenti mi permette appunto di gestire i miei pagamenti, i pagamenti saldati, i pagamenti in dare e avere e via discorrendo. Quindi ho comunque anche una tracciabilità dei miei pagamenti, dei pagamenti ricevuti e non ricevuti e possono essere associati anche a una fattura, quindi posso avere delle fatture che sono state fatturate, pagate solamente per metà, magari, con un documento, con un pagamento associato. Vado un attimo adesso a concludere questo che è il blocco dei documenti, passando al modulo dei report. Il modulo dei report è molto interessante. Come vediamo qua sulla sinistra, si divide in documenti, opportunità, provvigioni e ricavi. Documenti, ho i tre tipi di documenti principali. Vado sugli ordini e mi mostra, per esempio, sugli ordini le tipologie di filtro che posso applicare. Quindi, sei sugli ordini, che reportistica vuoi avere? Fammi vedere, per esempio, gli ordini per zona. Qui vediamo, ad esempio, che purtroppo è un database di demo, quindi qua tutti i contatti sono del Piemonte. Quindi vediamo appunto questo incrementale, ok, ma solamente sul Piemonte. Vado magari a prendere per famiglie prodotto, quindi qua è già un po' più ricco il dato. Vediamo appunto quanto stiamo vendendo delle varie famiglie di prodotto. Possiamo personalizzare il nostro report andando a modificare questi valori, quindi per vedere solo quello che effettivamente ci serve. Sul fondo abbiamo una tabella di recap che ci mostra esattamente i valori dei vari mesi, dei vari prodotti, eccetera, eccetera. Abbiamo diversi modi per visualizzare i nostri elementi. Abbiamo il grafico a colonna, abbiamo il grafico a torta. E abbiamo ovviamente l'incrementale che stavamo vedendo prima, sempre con possibilità di filtro, quindi possiamo visualizzare negli ultimi X mesi, quindi negli ultimi 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, gli ultimi anni, e fare anche un raggruppamento, posso raggruppare anche per semestre, per esempio. Quindi vediamo qua un netto incremento lineare della nostra attività. Questo vale per periodo, classificazione aziende, questo vale praticamente per periodo, per le classificazioni dei contatti, le classificazioni dei nostri prodotti, oppure posso vedere per cliente, per agente, per fornitore o per mandante. Quindi posso vedere effettivamente sul mandante che cosa sto vendendo, cosa sta andando di più, oppure per la marca, qual è la marca che sto vendendo di più. Questo vale per offerte, ordini e fatture. Abbiamo poi la stessa cosa per le opportunità. Vinte, perse per periodo, categoria commerciale, gruppo aziende, eccetera, eccetera. Questo ci dà un'indicazione appunto di come stanno andando le nostre trattative. Abbiamo le provvigioni. Le provvigioni si dividono in due tipi. Abbiamo un report delle provvigioni, quindi effettivamente abbiamo il classico grafo con le nostre fatture, le provvigioni sulle nostre fatture fatte dai vari agenti, per i tre tipi, appunto, offerte, ordini e fatture, e poi abbiamo le fatture provvigionali. Dalle fatture provvigionali, in questo caso sono sulle fatture delle fatture provvigionali, possiamo scegliere se fare un raggruppamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. Questo perché GUS va a prendere tutte le provvigioni dei nostri documenti, in questo caso ho scelto le fatture, va a prendere tutte le provvigioni delle nostre fatture, li va a raggruppare e ce li propone in maniera, ci dà un listato appunto diviso per
raggruppato, diviso per periodo. Quindi in questo caso vado a prendere fatture provvisionali trimestrali e vedete che, scusate, avevate questa interfaccia, e vedete appunto che queste sono le fatture divise per trimestre, vedete secondo trimestre, terzo trimestre, qua nella colonna del periodo, fatte su queste mandanti. Abbiamo primo mandante, secondo mandante, terzo mandante, sempre un database di prove. Se io clicco sulla destra, su fattura, lui mi va a generare la fattura provvisionale di quel trimestre, perché io ho scelto di quel mandante su quel trimestre. Quindi effettivamente io da qua vedo che ho per esempio provvigione del 9,53 su Piazza Santa Rosa in data, eccetera, eccetera. Qua ho tre linee, ho tre righe nel corpo del documento. E poi, se no, posso andare a cliccare nel dettaglio per vedere quali sono effettivamente questi documenti. Qua abbiamo quattro documenti associati ed effettivamente se clicco su questi documenti associati posso snocciolare e andarmi a vedere i vari dati. Quindi Goose permette di generare le fatture elettroniche, le fatture provvisionali e ci permette di tenere traccia anche di tutti questi dati in maniera molto elegante con i report, con queste funzionalità, con queste griglie. Abbiamo poi agenti utenti, tutta la parte legata alle configurazioni, quindi se abbiamo dei collaboratori, se abbiamo degli agenti subagenti, se siamo degli amministratori e vogliamo gestire effettivamente come lavorano i nostri utenti, se vogliamo limitare l'accesso a alcune sezioni dell'applicativo, lo possiamo fare da qua. E poi abbiamo le tabelle generali. Nelle tabelle generali troviamo tutte le voci, tutte le tabelle di supporto, che sono magari selettori, per esempio abbiamo i tipi di evento, le causali di magazzino, c'è anche un magazzino all'interno di Goose, abbiamo una gestione di giacenza sui prodotti, dei movimenti automatici sui DDT e sugli ordini confermati, abbiamo gli eventi del calendario, le fasi delle opportunità, le vogliamo creare? Veniamo sulle tabelle generali. Abbiamo listini di vendita, possiamo creare dei listini da vendita o importarli direttamente, associarli a clienti con tot prodotti, con il loro prezzo. Abbiamo poi, ad esempio, i parametri per le fatture provvisionali, questa è un'altra cosa molto importante, in questo caso è stata una cosa che abbiamo introdotto all'inizio di quest'anno, quindi abbiamo anno, percentuale Nasarco, ritenuta da conto e massimale. Questi dati vengono calcolati automaticamente quando noi andiamo a creare una fattura provvisionale. Questi dati sono appunto quelli che si possono reperire dal sito appunto delle Nasarco. E poi abbiamo promozioni e provvigioni. Promozioni e provvigioni è un modulo molto interessante perché permette di applicare promozioni o provvigioni direttamente alle nostre vendite. Cosa vuol dire? La faccio molto molto semplice, è un modulo molto molto potente, ma molto molto semplice. Ne creo una, clicco sul più, mettiamo un codice della provvigione, mettiamo, non lo so, webinar, descrizione, lo chiamiamo di nuovo webinar, valida da oggi fino al, non lo so, il prossimo anno, possiamo mettere, non so, 12-12-2020, valida da quantità. Sempre, sempre valida, possiamo fare una variazione di prezzo o di sconto quando scatta questa provvigione, adesso questa promozione, adesso siamo in quel lasso di tempo, da oggi fino al prossimo anno. Possiamo darle una priorità, possiamo rendere questa promo esclusiva, possiamo settare una provvigione, quindi io posso dire 16% per esempio, su cosa? Posso scegliere su quale contatto, su quale prodotto o su quale agente. Quindi io in questo caso ho deciso di non applicare variazioni di prezzo, non applicare sconti, ma settare una provvigione del 16% magari su un cliente specifico. Quindi se clicco su cliente ho la lista dei clienti, posso scegliere un cliente specifico, oppure su un cliente perso. Magari se il mio agente o io riesco a riguadagnare un cliente perso, allora ho la provvigione del 16%. Su tutti i clienti persi, non è detto, magari solo sui clienti persi del Piemonte, per esempio. Quindi quando poi queste cose qua poi scattano, quando poi sono valide tutte queste opzioni, quindi io posso dare ad esempio anche a specificare per i prodotti, magari vado a mettere il barbaresco e poi vado a mettere per gli agenti o l'agente singolo, quindi se è Luca Bianchi a fare la vendita, nel momento in cui salvo questa promozione webinar che ho creato con voi adesso in maniera molto molto rapida, sono andato a specificare che da adesso fino al prossimo anno guadagnerà una provvigione del 16%. Perché non ho compilato la variazione di prezzo dello sconto, per esempio, guadagnerà una provvigione del 16%. Chi guadagnerà, se ci saranno i clienti persi e se saranno del Piemonte
E se si sta vendendo un Barbaresco e se la vendita la sta facendo Luca Bianchi, allora avrà la provvigione del 16%. Avrei potuto anche applicare uno sconto magari del 40% e Luca Bianchi, se vendeva proprio quelle cose lì, aveva uno sconto sulla riga del 40%. Quindi questo è per farvi vedere come funziona questo modulo, molto semplice ma molto potente. Con questo si possono gestire una via di mezzo fra quelli che sono i listini e le proposte che si fanno, che non sono, diciamo, tracciate, se non dagli acquisti precedenti. Questa è un po' quella che è la panoramica di Goose generale. Poi sul fondo abbiamo l'aiuto online è comodissimo perché cliccandoci sopra apriamo la nostra documentazione, sulla documentazione c'è tutto ed è ben spiegato, ad esempio non lo so, vado ad aprire l'importazione, per esempio ho tutti i descrittivi, quindi viene spiegato effettivamente tutto quello che compone il modulo, ho anche delle GIF, stiamo per innestarvi dentro anche i video tutorial, rilasceremo dei video tutorial, noi siamo sempre disponibili per assistenza telefonica, assistenza via ticket, assistenza in chat, ci siamo sempre. L'ultima voce è l'esci, ovviamente cliccandoci sopra facciamo un logout, quindi sloghiamo dal nostro applicativo.